che si è cambiato la giacca e vi presento ovviamente il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ma io prima volevo affidare un saluto in quanto segretario del PD di Pescara a Moreno di Pietrantonio che ci ospita, e ti lascio per un saluto la parola. Sì, velocemente, perché insomma allora si è fatta un po' tardi. Il saluto è questo: abbiamo fatto questa festa dell'unità, questo è l'ultimo giorno, ci sono stati degli spunti molto interessanti prima nel dibattito con il ministro, con il governatore Luciano D'Alfonso e con i sindaci, e questo dà il significato a cosa servono queste feste. Nel nuovo corso il Partito Democratico ha rilanciato le feste dell'unità per raccontare, per parlare, come dico io, meglio e di più con i cittadini, per comunicare tutto quello che si fa, perché spesso forse picchiamo anche di comunicazione. Se pensiamo, e voglio ricordare solo alcune e sottolineare alcune iniziative del governo, della regione, del comune, ci tengo tantissimo, anche per ricollegarmi a quello che si diceva prima con il nostro ospite, il ministro De Vincenti. Il governo ha varato negli ultimi giorni due provvedimenti importantissimi. Uno è il reddito di inclusione. Finalmente, D'Alfonso sa quanto ci tenevo io a questo provvedimento, finalmente il governo ha varato dall'inizio del prossimo 2018 un sostegno alle tantissime persone e famiglie che vivono nella condizione di povertà assoluta. Sapete, ci sono 4 milioni e mezzo in Italia, con questo provvedimento si darà un sostegno a circa metà di questa popolazione, c'è già in atto un altro 1,8 miliardi per poter occuparsi di tutta questa popolazione. È un provvedimento importantissimo, oltre al provvedimento per l'occupazione giovanile. Questi sono due aspetti importantissimi, credo. A livello regionale voglio solo ricordare un aspetto, e abbiamo il dovere di comunicare meglio e di più. Se pensate che il governatore, la regione Abruzzo, il governatore D'Alfonso ha salvato letteralmente la più importante infrastruttura d'Abruzzo, che è l'aeroporto, perché stava per chiudere, e non solo ha salvato quello di Pescara, ma attraverso il suo impegno anche altri aeroporti minori d'Italia. Voglio solo ricordare questo, prima si è ricordato la Fondovalle Sangro, io ricordo questa cosa perché è importantissima. A livello comunale adesso c'è Marco che poi ci dirà alcune cose, e ci abbiamo e siamo molto contenti di avere questo importante e bravo sindaco di Firenze che veramente ci ha onorato con la sua presenza. Lo vogliamo sentire, dai! Sì, adesso lo vediamo sentire. Abbiamo risanato il bilancio lasciatoci dal centrodestra al Comune di Pescara, dico solo questo, e adesso finalmente si potrà mettere in atto il nostro programma. Lascio la parola e saluto tutti, viva il Partito Democratico e viva l'Italia. Grazie. Allora, io intanto mi trovo in un grandissimo imbarazzo, nel senso che io vengo da Roma e diciamo è una città che non vive un momento felice, quindi... come dire, avere a che fare con il sindaco di Firenze e anche forse con il sindaco di Pescara, che ci dà qualche dispiacere ferragostano, per me è, diciamo, fare festa. Quindi il tema di questo convegno è il ruolo delle città. Sembra un po' un titolo alla Calvino, le città immaginarie, no? Ecco, effettivamente c'è un ritorno a... possiamo anche sederci? Ok. Sì, sì. C'è un grande ritorno al protagonismo del territorio, ovviamente laddove manca competenza, manca esperienza, ahimè il sistema mostra la corda, quindi partendo sempre da Roma, che è il mio luogo di origine, di nascita, eccetera, abbiamo visto come purtroppo si vive in grandissima difficoltà, speriamo temporanea, e speriamo appunto che il sindaco Raggi, insomma, riuscirà a superare le difficoltà che vivono i romani. Mi domando, ecco, Firenze peraltro è stata la patria di illustrissimi personaggi importantissimi per la storia italiana. Negli ultimi anni ha ritrovato una centralità non soltanto grazie a Matteo Renzi, ma anche grazie a questo ragazzo qui, che ha anche tante altre abilità oltre a quelle del politico, perché io da internet e da Facebook vedo che lei suona strumenti in maniera straordinaria, insomma. E quindi
faceva il musicista, quindi ecco, mi dica, voi siete la classe dirigente del PD, perché di questo stiamo parlando. Il PD è entrato probabilmente in una fase di transizione, ma sempre qui torniamo al ruolo del territorio, al ruolo dei sindaci, al ruolo degli amministratori, al ruolo dell'esercizio della cosa pubblica e quindi poi anche in prospettiva per la formazione della classe dirigente di natura nazionale. Esiste ancora questo ruolo della città nella funzione politica, come sopradetta, cioè come servizio al cittadino, servizio alla nazione che parte dal territorio? Grazie, innanzitutto vorrei ringraziare il Presidente Alfonso, gli amici del Partito Democratico per l'invito. Sono venuto molto volentieri perché ricordo Pescara come una città molto graziosa, accogliente, e la ritrovo negli stessi termini stasera. Io sono convinto che le città oggi vivano un protagonismo straordinario, rinnovato. Sono state un po' dimenticate nei decenni scorsi, a volte anche in un scorretto dualismo, una rivalità ingiustificata con le regioni, e mi ha fatto un gran piacere vedere invece la sintonia, in questo caso, vista la mia precedente vita di musicista, potrei dire l'armonia degli strumenti musicali che hanno suonato prima di questo incontro, perché questo dualismo tra regioni, Stato e città ha fatto solo male all'Italia, e invece noi dobbiamo recuperare nelle città quella grande forza, quella grande storia che l'Italia ha da decenni. È vero, campanili e non campanilismi, identità e non rivalità, orgoglio di un proprio retroterra, di una propria comunità, della storia, dell'identità, della tradizione, della cultura, ma capacità di guardare al futuro mettendo insieme con le altre città, con le altre identità, questi valori. E pensiamo a tutti i problemi più grossi e preoccupanti che viviamo quotidianamente. Pensiamo al cambiamento climatico, avete visto il problema della siccità micidiale che ha riguardato tutte le nostre regioni, senza differenze tra nord e sud. Pensiamo al tema di cui si è parlato molto, a volte anche in modo sbagliato, se ci sarà modo di parlarne mi farà piacere anche stasera, dell'immigrazione dei migranti. Pensiamo alla questione delle opere pubbliche, delle infrastrutture di cui appunto avete ragionato proprio stasera. Pensiamo alla povertà e al divario sociale che in certi casi aumenta invece di diminuire. Ecco, tutti questi argomenti che spesso vengono declamati a livello internazionale, che vengono sottolineati da trattati internazionali, poi alla fine dov'è che trovano un punto di criticità e anche di risoluzione? Nelle città, grandi o piccole che siano. Come possiamo pensare, ad esempio, di affrontare davvero questo tema drammatico del cambiamento climatico, della siccità, della desertificazione, dello smog, dei nostri bambini che hanno più allergie che capelli in testa, se non partiamo dalla qualità della vita, dal modo con cui noi muoviamo cittadini nelle nostre città, dal modo con cui noi educhiamo ad uno stile di vita diverso, dal modo con cui noi concepiamo ad esempio lo spreco alimentare, il consumo delle nostre risorse energetiche, è nelle città che si costruiscono delle comunità nuove. E vorrei anche dire un'altra cosa, è nelle città, cioè nelle comunità locali, a Pescara come a Vasto, come a Firenze, che si può riscoprire una società bella, positiva. Oggi a Firenze una mia amica è iscritta al nostro partito, ha raccontato di una vicenda che è successa a sua figlia. Questa signora ha sposato un signore di straniero, di origini africane, e quindi ha una figlia bellissima di carnagione scura, nera. Ieri sull'autobus a Firenze è stata offesa con parole violentissime, minacciata, molestata, e la mamma ha avuto il coraggio di raccontare questa vicenda. E la cosa bella che mi ha colpito è che non si è rivolta al sindaco, di solito ci si rivolge sempre al sindaco, no? Marco, è sempre colpa del sindaco, qualunque cosa succeda, è anche il bello del fare il sindaco. Ma si è rivolta alla società civile e ha detto: perché su quell'autobus c'erano altre persone e nessuno ha fatto niente?
nessuno ha provato a fermare quei ragazzi che offendevano e minacciavano mia figlia, colpevole di essere donna, bella e di colore. Perché noi ci aspettiamo sempre che sia qualcun altro che migliori la nostra società e non ci chiediamo cosa noi come cittadini, prima di tutto, possiamo fare per migliorare la nostra società? Perché aspettiamo che qualche professore, qualche presidente del consiglio, qualche capo di Stato cambi la nostra vita e non cominciamo a pensare che dalle comunità può nascere e crescere un senso nuovo di stare insieme? Ecco, io credo che le città siano davvero i luoghi dove noi possiamo riscoprire valori, umanità, relazioni. Alla fine, se c'è un motivo per cui apparteniamo anche a questa grande famiglia che è il Partito Democratico, lo dico anche da militante, tra virgolette, è perché abbiamo un'idea di vita forse diversa e migliore di altri, che è quella che mette al centro il rispetto della persona, la dignità umana, che si parli di sviluppo economico o che si parli di socialità, che si parli di povertà o che si parli di investimenti per trasformare le nostre città. Ecco, io credo che questo sia l'aspetto bello di un sindaco che guida la propria comunità. E riprendo una frase a me carissima di un mio predecessore illustrissimo, Giorgio La Pira, che molti di voi forse conosceranno e ricorderanno anche, il sindaco santo lo chiamiamo a Firenze, tra l'altro c'è anche 40 anni in rigore dalla morte, ora vedremo il Papa, saremo richiamati, gli chiederemo se va avanti il processo di beatificazione, un grande sindaco. Lui diceva: il sindaco di Firenze deve cambiare le lampadine e promuovere la pace nel mondo. Mi piace molto questa espressione, perché ciascun sindaco, anche del comune più piccolo di questo paese, ha addosso una grande responsabilità, è lo specchio della sua comunità e spesso è l'unico specchio nel quale i cittadini davvero vogliono specchiarsi, perché lo trovano sotto casa, per strada, al mercato, in piazza, e sanno bene o male che è lì e che non è magari in una stanza al chiuso in uno dei palazzi della capitale di Roma. E credo che sia una grande responsabilità, ma non c'è nessun sindaco, bravo che possa essere, capace di riuscire nei suoi obiettivi se non ha la comunità con sé. Questo è il bello della politica, una politica nella quale ciascuno di noi sa di poter fare qualcosa di importante, sa di essere un severo controllore dell'azione dei politici, delle istituzioni, ma sa anche di essere una pedina indispensabile di un grande progetto di comunità. Io ho imparato questo facendo il sindaco e ho imparato in 3 anni da sindaco molto più di quello che ho imparato facendo il parlamentare per 1 anno, non che ce l'abbia con i parlamentari, per carità, ma credo che il rapporto quotidiano concreto che c'è tra gli amministratori e i cittadini abbia un qualcosa in più. De Vincenti prima diceva il gusto del fare. Ecco, io credo che la politica del fare sia qualcosa di estremamente importante, nobile. È facendo le cose che noi recuperiamo la fiducia dei cittadini, perché la fiducia non è per sempre e non è certamente valida per quel primo giorno in cui veniamo eletti. Ce la dobbiamo conquistare passo dopo passo, perché se i cittadini sono con noi possiamo anche fare le cose più impensabili e impopolari. Questo patto sociale di rispetto, di umanità, di fiducia, parola che si sta perdendo, è al centro del rapporto tra sindaci e comunità, e noi dobbiamo credere nella possibilità di restituire credibilità e fiducia alla politica. Dobbiamo farlo tutti insieme, io ne sono molto convinto. Allora, il ragazzo è evidentemente proiettato per altre no, nel senso che anche Renzi iniziò citando agli italiani, ricordando La Pira, insomma, poi sappiamo com'è andato a finire, insomma. No, voglio dire che tutti i sindaci dopo La Pira citano La Pira, perché per noi è una specie di benchmark. Non so a Pescara chi hai tu come, sicuramente ognuno c'ha un sindaco. Beh, per noi La Pira è come Maradona per i tifosi del Napoli, diciamo così. Io sono tifoso del Napoli, quindi è fatto bene. Allora, senta, invece volevo sottoporre lo spunto che aveva detto, che aveva, a cui ha fatto riferimento il sindaco di Firenze, e cioè effettivamente poi il ruolo del sindaco è rinnovato, perché negli ultimi anni per esempio c'è il coordinamento dei sindaci su tante cose, dal cambiamento climatico, che sembra una cosa così distante dal territorio, dal microcosmo cittadino,
ha problemi che ovviamente si scaricano sui sindaci, cioè quello che viene deciso a Roma o in Europa, poi è il sindaco che si trova a gestirlo, come nel caso dell'immigrazione, insomma. Ecco, lei che tipo di macchina guida? E quando guardo lei, io mi riferisco al fatto che lei è vivo per miracolo, insomma, perché a Ferragosto ci ha fatto prendere, insomma, uno spavento con questo rimpasto di giunta, non si sapeva bene, colpi di scena, insomma, mirabilia varia, insomma, eppure, insomma, si è ricomposto il quadro, però al netto degli scherzi. Lei ha l'impressione che davvero questo sia il ruolo più difficile al mondo, almeno politico, insomma, che esista? E con quale visione e quale spirito nuovo voi fate, interpretate questo ruolo? Perché non siete più i sindaci, insomma, dei decenni fa, dei decenni andati. A voi è richiesto anche uno sforzo di visione che prima non vi era richiesto, non so come dire. Beh, innanzitutto voglio rassicurare Ilaria e i presenti che il sindaco è vivo e lotta insieme a voi, quindi, come diciamo, preliminare regola di ingaggio. Poi io penso questo, che c'è stata una stagione, correva l'anno 1993, in cui viene introdotto una delle poche leggi che ha funzionato, legge elettorale, cioè l'elezione diretta del sindaco. Io me la ricordo quella stagione, Bassolino a Napoli, Rutelli, Cacciari a Venezia, Castellani mi sembra a Torino si chiamasse, ricordo Nando Dalla Chiesa a Milano sconfitto da Formentini. E insomma, perché questa, diciamo, legge ha funzionato? Questa legge ha funzionato perché era una scelta chiara, o bianco o nero, Francesco o Maria, o Giovanni o Francesco, appunto. Poi, in questi 20 anni, naturalmente, il mestiere più bello del mondo, al di là di questa così facile retorica da giornali, ha subito qualche cambiamento. Il cambiamento quali sono? Il fatto che le municipalità sono sostanzialmente con le pezze al sedere, aspettiamo che passi l'aereo, non è un Canadair, quindi possiamo ritenerci tranquilli, ma ci fa piacere perché ho visto il presidente dell'aeroporto, l'aeroporto d'Abruzzo ha fatto numeri record quest'anno, quindi è un piacere essere interrotti dagli aerei che passano. E il sindaco è il ruolo senz'altro più visibile e più onorevole che ci sia. Io mi sento un fante quotidianamente in battaglia, non ho comodi velluti che mi schermano, perché tutti entrano nella stanza del sindaco, qualche volta anche con fare minaccioso, ma questo ti dà il senso di che ruolo straordinario sia. Un ruolo straordinario che ti vede ogni giorno alle prese con un problema che non preventivi la sera prima. Cito un fatto, è stato detto un argomento molto sensibile di questi tempi, i migranti, gli sgombri di migranti a Roma, quelle scene non esattamente commendevoli nel cuore di Roma. Pescara non ha un problema di questo tipo, se andate a Montesilvano e Città Sant'Angelo qui vicino, lì è veramente dura. Noi non abbiamo un problema di questo, abbiamo dei numeri assolutamente sotto controllo. Certo, esiste il fenomeno naturalmente del degrado urbano, dei senza fissa dimora, di quelli che dormono fuori, e su questo magari ci arriviamo. Paradossalmente qui i migranti sono stati cittadini pescaresi nel mese di luglio. Io non so quanti se ne sono accorti, perché mi ha veramente colpito, cioè quanti sanno che il 5 luglio scorso è scoppiata improvvisa una grandissima crisi sociale qui a Pescara. Dall'oggi al domani il sottoscritto si è trovato di fronte a questa situazione. C'è una relazione di idoneità statica che dice che 3 edifici di case popolari contenenti 84 nuclei familiari, via Lago Liborgiano 14, 18 e 22 non sono più agibili. Bisogna sgomberarli immediatamente perché vanno puntellati, messi in sicurezza e abbattuti. Quindi 235 persone quel mercoledì mattina si sono trovate un atto che è una bomba. Per chi non lo sapesse, Via Lago Liborgiano non è esattamente il centro della città, è la periferia più dura e più difficile. E quindi abbiamo dovuto andare lì, spiegare questo, in una mattinata che sicuramente uno non dimentica. Qui c'è il vice sindaco Antonio Blasoli che ha fatto un lavoro straordinario in quei giorni, insieme a tutta la struttura, che mostra come noi italiani diamo il meglio di noi nell'emergenza. C'è un termine che risuona sovente nel dibattito politico, che è la resilienza, che non è una cosa che si mangia, ma è una caratteristica fisica degli elementi, che significa capacità di attutire gli urti, di deformarsi e poi tornare integri. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto.
dando risposte quotidianamente, giorno dopo giorno, in prospettiva naturalmente di concerto con la Regione Abruzzo. Il Presidente non ha fatto mancare il suo sostegno anche in termini finanziari, perché qui poi parliamo sempre di piccioli, come si direbbe in Sicilia, e abbiamo cercato di proporre soluzioni realistiche senza raccontare balle, sistemando delle persone in albergo, facendolo anche a nostro, come dire, rischio e pericolo finanziario, perché diciamo ogni tanto bisogna essere, appunto, andare contro questa burocrazia che vorrebbe sempre pezzi di appoggio, perché quando ci sono le persone di mezzo, i loro drammi, il fatto che tu dall'oggi al domani ti ritrovi senza un tetto per strada, ecco che bisogna, diciamo, non andare tanto per il sottile. Dobbiamo sistemare negli alberghi. Abbiamo avviato una procedura che ha consentito la declaratoria dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza significa poter accedere a certe previsioni normative. Qui abbiamo parlato di ZES, io adesso vi parlo di CAS. Potrei fare facili giochi di parola. Il CAS è un istituto che si usa per le, diciamo, evenienze legate ai terremoti, contributo autonomo di sistemazione. Voi capite che costa molto meno pagare un affitto a una famiglia piuttosto che tenerli in albergo per 30 giorni, e ci stiamo avviando su questa via. Queste sono le emergenze. Poi c'è il fatto che uno pensa sempre che fa politica, si spende in questo mestiere straordinario e complicato per riconsegnare alla cittadinanza un luogo migliore di quello che si è trovato a gestire quando entra in quella porta rossa. Ci sono una serie di questioni che sono legate a Pescara, sono legate al suo sviluppo economico, al suo sviluppo sociale, alla concretizzazione di occasioni ancora aperte di trasformazione urbana. È per questo, cara Ilaria, che noi abbiamo affrontato un mese di agosto in cui diversamente, magari voi giornali non avreste saputo cosa fare, investito Gattino oppure salvato Gattino al settimo piano. Voi pensate, perché noi, insomma, ci teniamo naturalmente a che si possa, come dire, dar lavoro agli amici della stampa. Ma io la ringrazio perché effettivamente ci ha tenuto, insomma, con il fiato sospeso fino all'ultimo, insomma, cioè si accettavano scommesse a un certo momento. Invece adesso torniamo a fare le provocazioni, perché qui abbiamo qui presente, ma anche qui non lo sottovaluto per niente, né poco né punto, abbiamo una persona, un sindaco dallo straordinario futuro, cioè il suo futuro è scritto proprio nelle stelle. Ecco, io però la volevo stanare su questo punto. Che PD è un PD che dice aiutiamoli a casa loro? Chi state inseguendo e con che rischi? Cioè, per un sindaco sentire il proprio partito usare la grammatica leghista quando il proprio figlio, i propri figli vanno a scuola con persone che vengono, richiedono accoglienza, richiedono assistenza, richiedono aiuto. Ecco. Ma io, ecco, oggi pomeriggio, appena sono arrivato, il presidente Alfonso ha fatto una battuta che mi ha colpito molto, perché ha detto: ormai oggi siamo governati dal principio dell'immediatezza, frasi che sono fucilate, e per cui se provi a ragionare o a spiegare un concetto per più di un minuto la gente si annoia e ti manda a quel paese. Quindi credo che dietro le frasi ci sia però tanto da dire, e credo che tra noi e partiti estremisti, perfino al confine, se non oltre il confine del razzismo, come la Lega, ci sia una gran bella differenza. Io penso che il problema dell'immigrazione, i nodi centrali dell'immigrazione dei migranti, si sciolgano in Africa. Però dire questo non significa scrollarsi un problema di dosso, perché la logica e il linguaggio della Lega è proprio quello di sparare lo slogan e scrollarsi il problema di dosso, dando la sensazione al cittadino che quel problema non ci riguarda, non ci deve riguardare. Allontaniamolo con disprezzo. Diversamente, parlare di cooperazione e prendersi l'impegno davvero di sostenere i paesi nel Nord Africa significa farsi carico di un problema. Perché cosa abbiamo capito da questa esperienza di questi mesi? La questione dei migranti non è un'emergenza che dura un'estate,
e avremmo dovuto capirlo da molto tempo. Ve lo ricordate quando avevamo il problema dell'emergenza, voi forse più di noi toscani, dei migranti che venivano dall'Albania, flussi che furono tra l'altro risolti dai governi di centrosinistra, tra i proclami della destra, i governi degli anni 90, governo Prodi, governo Ciampi, governi D'Alema. Allora non è un'emergenza, è una condizione del nostro tempo, i grandi flussi, a parte che ci sono sempre stati, ci insegnano tutti gli storici, grandi flussi tra continenti da quando esiste la storia dell'umanità. E il punto e l'errore è proprio quello di affrontarlo come emergenza e pensare che con una battuta e con una soluzione lo si possa risolvere. La Lega, appunto. Io ricordo un giorno che Salvini disse: il problema per risolvere la questione dei migranti è facile, come in Australia. Forse alcuni di voi la prendiamo una bella isola nel Mediterraneo, li mettiamo tutti là dentro e così non ce li abbiamo più. Qui ti fa capire l'idiozia, la stupidaggine di un certo modo di fare politica, perfino offensivo dell'intelligenza dei cittadini. Allora l'aiutiamoli a casa loro della Lega, è come dire, leviamoci il problema di dosso, diamogli quattro palanchi, una minestra di fagioli a questi africani e vedrete che non vengono più. Diverso invece da parte nostra è farsi carico fino in fondo del problema. E come? Anzitutto portando lo sviluppo vero nei paesi del Nord Africa e nei paesi dell'Africa subsahariana, che significa aumentare ad esempio le spese in cooperazione allo sviluppo. Ma lo sapete che i 28 paesi europei spendono in spese militari il doppio di quello che spendono nella cooperazione allo sviluppo con gli altri continenti? Ma dobbiamo aspettare che siano gli Stati Uniti e la Cina che si occupino dell'Africa? Oppure noi europei che ce l'abbiamo proprio oltre il mar Mediterraneo, che la Pira appunto definiva il lago di Tiberiade, perché è più un lago che un mare, e guarda caso è toccato da paesi che hanno tutte la stessa genesi religiosa, abramitica, perché crediamo tutti in Dio e in Abramo, però non la voglio fare lunga. Allora, la cooperazione allo sviluppo è proprio questo, è portare sviluppo, cultura, progresso civile, sociale ed economico nei paesi africani, e lo si può fare sia a livello nazionale che a livello di città. Vi racconto l'esperienza di Firenze. Noi abbiamo due progetti di amicizia e di cooperazione con due città importanti del Nord Africa, la Tunisia e Fez, una bellissima città del Marocco dove andrò tra qualche settimana. Cosa abbiamo fatto con queste due città? A Fez abbiamo creato con l'Università di Firenze un dipartimento di architettura dove studiano i ragazzi marocchini, imparano lì un mestiere vero, non gli si dà 2 euro o un piatto di lenticchie, ma gli diamo gli strumenti per crescere e per crescere nel loro paese, perché i giovani marocchini, se potessero scegliere, sceglierebbero di rimanere in Marocco se avessero strumenti per crescere, e allora glieli dobbiamo dare. Non slogan, non parole al vento, non un po' di carità, progresso vero. C'è questa facoltà che è nata da poco e che grazie ai professori architetti fiorentini sta dando ai giovani di quel paese una speranza, una strada alternativa a quella di provare il viaggio della disperazione. Lo stesso con Tunisi, capitale della Tunisia, colpita dal terrorismo, ve lo ricorderete? 3 anni fa l'attentato al Museo del Bardo, uno dei musei più belli che abbiamo nel Mediterraneo, morirono 22 persone, tra cui 4 italiani, terroristi musulmani che uccisero vittime musulmane, oltre ad alcuni cristiani. Ebbene, abbiamo dato una mano ai tunisini per costruire la legge sugli enti locali, a proposito di città. La Tunisia è uscita dalla dittatura di Ben Ali, ha costruito pazientemente una democrazia nuova, c'è un processo costituente. Non siamo andati lì a dargli una pacca sulla spalla, non siamo andati lì a dargli un sacco di farina, veditela tu. Siamo andati lì dicendo: avete bisogno di costruire una legge per far funzionare le vostre città? Portando quel modello di cui ha parlato il sindaco ora, cioè dell'elezione diretta dei sindaci, la democrazia nelle comunità, vi diamo una mano. E stiamo scrivendo insieme a loro la legge degli enti locali in Tunisia, che è per loro una grande conquista di democrazia e dunque di sviluppo. Ecco, c'è una differenza che passa tra il giorno e la notte, tra urlare aiutiamoli a casa loro
come a dire, imbracciamo un fucile e spariamogli addosso appena li vediamo sulla costa, ritornino in Africa, poveracci puzzolenti, rimangano lì, e invece aiutiamo i paesi dell'Africa cercando di fare di quel continente un continente che può crescere, non un problema per l'Europa, ma una forza per l'Europa. E su questo punto, chiudo, venga un tema molto sentito, ad esempio quello della sicurezza, della legalità. Io mi sto battendo molto nella mia città per la sicurezza e per la legalità. A proposito anche degli sgomberi, ho detto che sarebbe sbagliato far passare il principio che se una persona occupa abusivamente un immobile, io gli devo garantire automaticamente un'accoglienza e una casa, altrimenti non la sgombero. Perché passerebbe il messaggio a chiunque che per avere una casa basta occupare abusivamente l'immobile di un altro. Questo concetto è sbagliato, perché cerca una soluzione fuori dalla legalità. Noi, Forza di Sinistra e Partito Democratico, siamo l'argine della legalità, noi dobbiamo portare la bandiera della legalità, e questo vale anche per la sicurezza. E cosa dicono gli estremisti della Lega sulla sicurezza? Dicono: fatti giustizia da te, comprati un fucile, chiuditi in casa e spara al primo che vedi. Ti faccio una bella legge della super legittima difesa, ti faccio prendere un fucile e ti organizzi da solo. Ve li ricordate i politici della Lega che brandivano la pistola davanti alla telecamera? Oppure come fanno gli estremisti di Forza Nuova? Facciamo le ronde, prendiamoci un po' di bastoni, chiamiamo i cittadini e andiamo per strada. Questa non è legalità. Questo è cercare una soluzione del più forte contro il più debole fuori dalla legalità. Noi invece cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che il cittadino deve essere protetto e tutelato dalle istituzioni, dalle forze dell'ordine. Dobbiamo e possiamo dire che l'accoglienza, la sicurezza, la solidarietà si trova dentro la legalità, perché fuori dalla legalità, fuori dalle regole c'è solo l'anarchia. Fuori delle regole c'è solo un buonismo inconcludente, o dall'altro lato un estremismo in cui si dice al cittadino: sei nel far west, vinca il più forte, prenditi un fucile e fatti giustizia. Siamo gli unici a fare un discorso così. Sarà scomodo, sarà difficile, sarà impopolare, ma io credo che i cittadini lo capiscono, perché dentro le leggi possiamo fare integrazione e accoglienza, fuori dalle leggi non si fa nulla. Noi abbiamo a Firenze 2000 famiglie in attesa di una casa, di un alloggio. Se io dicessi loro: occupate tranquillamente, abusivamente, il primo alloggio che trovate, che trovate in giro, state sicuri che nessuno vi sgombera e prima o poi vi daremo una casa, darei un messaggio sbagliatissimo. Una comunità si regge su regole di convivenza, ed è questa la nostra sfida: solidarietà e legalità, perché non c'è un'altra strada. L'altra strada è quella degli slogan, degli estremisti, dei terroristi anche, e di chi predica la violenza, l'egoismo sociale, la violenza verbale e la violenza fisica. Non dobbiamo arrenderci a questa logica, e io su questo sono convinto che la nostra alternativa sia ben più forte, più solida, più difficile da intraprendere, una strada più lunga, ma è quella che ti porta i frutti e che ti costruisce una buona società, una buona comunità. Bravo. Allora, sicuramente queste sono posizioni molto simili a quelle del ministro Minniti, insomma, che ha sdoganato la parola sicurezza per il popolo di sinistra, anche con posizione talvolta impopolare. Mi domandavo, a proposito sempre del lessico familiare della sinistra, nel vostro lessico c'è lo ius soli o è un tema divisivo? Io penso di sì, perché ci sono, intanto qualcuno diciamo, sostiene che non ha più senso la distinzione fra destra e sinistra. Qualcuno oggi sostiene che diciamo, è fra gli inclusi e gli esclusi. Questo è il signor Teodorov, che è un pensatore importante, che dillo è scomparso bene, da sembra poco. Teodoro, no, 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 non vorrei presidente in generale equivoci. Teodorov è un importante pensatore. Tra chi sta dentro e chi sta fuori, fra gli esclusi e gli inclusi, fra chi ha e chi non ha.
E penso che appunto il fatto di essere comunità politica di centrosinistra significa avere attenzione verso queste cose, significa immaginare che lo Ius Soli non è un vessillo ideologico, ma è una cosa che vale a rendere civile una comunità sostanzialmente. Vorrei fare un piccolo passo indietro rispetto a questa storia di cui parlava anche Dario poc'anzi, che tu ponevi, e cioè la sicurezza, aiutiamoli a casa loro, è una cosa che non va bene, che stride con appunto quell'album di famiglia a cui si faceva cenno. Io non credo, perché poi c'è sempre lo spirito del tempo che regola le cose. E mentre Dario parlava mi è venuto in mente questo. Io così seguo, ho passione per l'Inghilterra e seguo per esempio quello che succede lì, dove il Labour non è che va benissimo. Elezioni 2010, in cui dopo appunto oltre 10 anni di Tony Blair, Cameron, leader conservatore, arriva al Downing Street, al numero 10 di Downing Street. Io rimasi colpito perché nel programma laburista delle elezioni inglesi del 2010 c'era sostanzialmente queste, le case popolari agli inglesi, più o meno, e siamo quasi 10 anni fa. Per cui, come dire, evidentemente esiste naturalmente un tema di questo tipo che viene declinato in maniera diversa, perché noi non stiamo nella perfida Albione, nel gelido mare del nord, ma siamo il tacco del Mediterraneo e siamo il naturale hub di chi è disposto ad affrontare i viaggi ai limiti delle possibilità umane e mette in gioco la sua vita per fuggire da povertà, carestia, diciamo sconvolgimenti climatici, e chi più ne ha più ne metta. Questo significa che dobbiamo rinunciare alle categorie tradizionali solide della divisione, della classificazione del pensiero politico? Io penso di no, si tratta semplicemente di adeguarle allo spirito, a questo benedetto spirito dei tempi che oggi viviamo, e che naturalmente significa anche dare delle risposte, non con la pistola in mano per l'amor di Dio, ma un senso che è quello profondissimo della nostra società, della paura, la paura del diverso, ma anche la paura di retrocedere dal proprio benessere sociale. Tu arrivi sulla piramide, anziché continuare a salire come è successo dal dopoguerra in poi, questa salita è bloccata. Bisogna farlo con soluzioni realistiche, possibili, anche le ZES sono una soluzione di questo tipo. E poi ovviamente c'è la buona volontà di quanti amministrano tutti i giorni le nostre città, sempre per renderle, come dire, luoghi migliori, combattendo anche questo pericoloso sfarinamento che è in atto e che a me colpisce moltissimo, cioè abbiamo parlato di valori. L'estate, a parte gli spunti che il sindaco Alessandrini dà ai giornali, però per esempio c'è stata una cosa che mi ha colpito. Avete visto quel signore che in un supermercato del nord viene multato perché parcheggia la sua macchina, sicuramente una grande macchina, in un posto riservato ai disabili, e poi non pago di questo, si industria, si attrezza, torna a casa, scrive un messaggio, lo plastifica e torna a metterlo nel posto in cui appunto ha ricevuto la multa, dicendo: io ho pagato la multa e tu resti un povero handicappato. Cioè noi dobbiamo, queste occasioni in fin dei conti servono anche a questo, a costituire quel senso di comunità, dobbiamo combattere questa pericolosa tentazione che è quella appunto di poter, come dire, considerare il prossimo come un ostacolo che si può travolgere perché ti occupa un posto in questo caso. E naturalmente la lista potrebbe continuare, però delle bestialità estive questa mi è sembrata veramente la più straordinariamente drammatica. Però devo dire anche, diciamo, la polemica scatenata da questo buon tempone di Dario Nardella, che è andato a quel convegno e ha salutato l'Akbar, insomma quella anche meritava, diciamo, come... scherzi a parte, li ha imparato a mie spese, ecco. No, ho imparato a mie spese che l'ironia toscana non viene capita da tutti, e quindi bisogna cambiare. Sta piovendo, ecco. Ilaria, ci vogliono gli ombrelli. Presidente, vieni qui con l'ombrello e dimostra che non sei maschilista. Grazie a tutti.